Balenciaga. 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 Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Federico, sono qui oggi per portarvi un vlog riguardante la giornata del MIR 2019, il Music Inside Rimini, ovvero una fiera di audio e luci a cui ho partecipato domenica 5 maggio. Allora, io sono entrato alla fiera all'incirca alle ore 10.30 e mi sono diretto subito al padiglione dove era presente un workshop svolto da Giovanni Pinna, un lighting designer italiano. Parlando un po' del workshop, è stato molto interessante, ha fatto vedere qual è il suo processo creativo per realizzare uno show, è stato sicuramente molto interessante, era una persona estremamente preparata nel settore e niente, questa è stata l'esperienza del workshop. Subito dopo sono uscito, sono andato a mangiare e dal pomeriggio ho iniziato a guardare prima i palchi e successivamente gli stand. Per palchi intendo che c'erano diverse aziende che facevano installazioni di sistemi per eventi live o che facevano service, che avevano montato dei palchi allestendoli con tutte quante le loro attrezzature per dare una dimostrazione di quello che appunto fanno. Io personalmente ho visto 5 palchi. Il primo che ho visto era un palco molto molto grande dove c'erano un paio di cantanti che si stavano esibendo e niente, era un bel palco dal punto di vista tecnico, però almeno nel momento in cui sono entrato non stavano facendo niente di esagerato. Successivamente sono andato in un altro capannone in cui avevano montato invece 3 palchi, 3 aziende. Ho assistito alle prime 2 dimostrazioni. La prima sicuramente è quella che mi ha impressionato di più, sia dal punto di vista dell'audio sia dal punto di vista delle luci. Avevano un impianto View Audio Technic, da quello che mi ricordo, che copriva le frequenze in una maniera fantastica. Dal punto di vista delle luci non mi ricordo che cosa avevano e vi metto subito qualche spezzone della loro dimostrazione. Back, I'm down in this. Do say with my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the BM, BM to the AM funk. Piss out your per diem, you just got the hang-up funk. If I quit your DM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. Il secondo palco invece mi è piaciuto di meno, ma non perché dal punto di vista tecnico avessero meno attrezzature, anzi forse ne avevano anche di più, ma secondo me il primo palco è riuscito ad usarle meglio. Il secondo invece era più basato su fare una dimostrazione tecnica proprio dell'attrezzatura, mentre il primo era più uno show vero e proprio. Il terzo invece non ho avuto la possibilità di vederlo perché sono andato a vedere un altro palco invece, il quale era stato allestito mi pare da Bose o comunque utilizzava attrezzatura Bose. Era un palco molto grande, la cosa che mi ha stupito di più di questo palco però erano i LED wall, erano presenti 3 LED wall che scendevano dal palco fino al ring all'americana sopra. Successivamente mi sono spostato sugli stand, erano presenti sia stand dei marchi veri e propri, quindi FBT, RCF e via così, sia erano presenti degli stand di rivenditori di questi marchi. Parlando degli stand più importanti appunto per il nostro settore,
quindi quello di Pioneer e via così. Devo dire che non coprivano la maggior parte della fiera, anzi forse erano una delle minoranze. C'era la possibilità di provare qualche console, c'era uno stand formato da più brand come Allenit e altri brand, dove c'era stato anche un contest, non so dirvi più di tanto perché io sono arrivato quando stavano facendo le premiazioni. C'erano anche mixer digitali forniti da da Yamaha per provarli, forniti da Allenit per provarli, c'erano centraline luci, c'erano molti leader del settore audio luci e c'erano anche dei brand che stavano cercando di affermarsi e che quindi facevano dimostrazioni dei loro prodotti. Niente, questa è stata la mia giornata, nel complesso mi è piaciuta, sì, era la prima volta che ci andavo, me l'aspettavo un po' più grande, c'erano dei marchi che non avevano uno stand, ad esempio DB non ho visto niente, Montarbo non ho visto, non so se me li sono persi all'interno della fiera ma non mi pareva, però comunque nel complesso mi è piaciuto molto il fatto che avessero cercato di integrare il pubblico con l'attrezzatura, cercando appunto di far provare tutti i prodotti e non di fare un'esposizione come in altre fiere invece fanno. Niente, per questo video è tutto, spero sia stato interessante, spero vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Qui da Federico è tutto, ci vediamo a un prossimo video.